Questo è il risultato di un progetto, si chiama A Piedi Sicuri, è rivolto ai giovani studenti delle scuole e in questo caso ha coinvolto 4 comuni, uno dei quali Francavilla. Ecco, in questo caso sono stati messi al lavoro anche dei progettisti. Qual era l'obiettivo? L'obiettivo è quello della sicurezza stradale, ma coinvolge ovviamente sia i soggetti deboli in questo senso, cioè i pedoni, che coloro che ovviamente guidando per le strade dovrebbero avere dei comportamenti tali da evitare di arrecare rischi o danni, insomma, che ha visto le scolaresche impegnate nell'educazione stradale con un gioco, con un web game, ma ha coinvolto anche i tecnici dei comuni, tecnici esterni, vigili urbani per le loro attività di non solo di repressione ma anche di educazione al transito da parte dei vari utenti sulle nostre strade per quanto riguarda gli attraversamenti, impianti semaforici, incroci, e ha visto coinvolto anche l'Università di Roma, dandoci tutte le informazioni sulle caratteristiche strutturali e della segnaletica, sempre nell'ottica di ridurre i pericoli per gli utenti della strada. Progetto che non finisce qui, ma fino ad oggi qual è stato il risultato per l'amministrazione? Beh, un ottimo risultato, innanzitutto opere concrete con questo finanziamento che abbiamo ottenuto insieme ai comuni di Torrevecchia e di Ripa. Noi realizzeremo 2 marciapiedi sul ponte della Lento, sulla Nazionale, un ponte che appunto non aveva un attraversamento pedonale ed era una pericolosità presente sul territorio che elimineremo. Poi tanta formazione rivolta soprattutto alle scuole, ai bambini che hanno quindi potuto fare hanno potuto partecipare a diversi incontri e manifestazioni per educarli, per sviluppare il loro senso civico, il tutto incentrato sulla sicurezza stradale.